E dunque Genova si è fermata, ma l'inchiesta no, anzi oggi è un giorno cruciale perché in procura sono in corso gli interrogatori degli indagati. Allora, per le ultime novità andiamo dall'altra nostra inviata che è Stefania Zane. Stefania, a te. Buongiorno, un giorno cruciale, ma alle 11.36 anche qui in procura tutto si è fermato, avvocati, magistrati, cancellieri e anche il procuratore capo Francesco Cozzi. Tutti sono scesi nel cortile interno e tutti si sono stretti in un simbolico abbraccio a questa città ferita. Un minuto di silenzio, poi via di nuovo al lavoro, alle carte, all'inchiesta, lunga, complicata, lo si è visto in questi giorni. E oggi i primi due interrogatori questa mattina, quelli dell'ingegnere Antonio Brencic, che faceva anche parte della commissione ispettiva del Ministero, e di Salvatore Buonaccorso, che è il dirigente del provveditorato alle opere pubbliche. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e sarebbero stati, secondo le accuse, al corrente del cattivo stato di salute del ponte. Avrebbero potuto intervenire, ma non lo hanno fatto. Emergono poi altri documenti utili per l'inchiesta, fra questi anche alcune fotografie che sono davvero impressionanti e che fotografano appunto lo stato di degrado del ponte e risalgono già al 2011. Allora, vediamo tutto in questo servizio. Anche il fatto che anche la Spea Engineering, la società di manutenzione di autostrade, sia entrata nel registro degli indagati. E poi la linea allo studio. Lei poteva intervenire in qualche modo per bloccare il ponte, per chiuderlo? Avrebbe potuto? No, non ho questo potere. Non avrebbe potuto? No, adesso però per cortesia lasciatemi andare, se no diventa per cortesia lasciatemi andare tranquillo, no? Il dirigente del provveditorato alle opere pubbliche della Liguria, Salvatore Buonaccorso, è il primo degli indagati a presentarsi davanti ai pubblici ministeri. Si avvale della facoltà di non rispondere. Così fa anche l'ingegnere Antonio Brencic. Era nella commissione del Ministero delle Infrastrutture. Si è dimesso quando l'attenzione dei magistrati è cominciato a concentrarsi su questo documento che lo scorso febbraio dava il via libera al progetto di consolidamento del Ponte Morandi proposto da Autostrade e che l'ingegnere firmò. Non si dice niente, non l'abbiamo detto al PM, non è il momento per rispondere e quindi non è il momento di parlare con la stampa, non ce ne vogliate, buona giornata. Sale il numero degli indagati, ora anche la Spea Engineering, la società di manutenzione del gruppo Autostrade, ha ricevuto un avviso di garanzia. Nell'inchiesta sono entrate queste fotografie, sono state scattate tra il 2011 e il 2016 da Autostrade. 10 mesi fa vennero messe a disposizione del Ministero delle Infrastrutture, accompagnate da una nota in cui si legge: tutti ferri in vista, sono risultati deformabili anche solo facendo leva con uno scalpello. Si può quindi ritenere che non presentino più la tensione prevista e quindi siano da ritenere non efficaci. E su Genova il Presidente della Repubblica chiede scelte concrete.